Buongiorno, benvenuti all'ultima rassegna stampa della settimana. Oggi è venerdì 21 giugno. Sentito che caldo? Roba da matti, eh? Perugia, l'Umbria è caldissima. È fra le regioni e Perugia fra le città più calde d'Italia. La Nazione per primo punto. Benvenuti da Marcello Migliosi, da Umbrigiorno TV, da Canale Italia Umbria. Siamo sul 16, ve lo ricordiamo, il premierato piace a dubbi sull'autonomia. Questa è l'apertura della Nazione di Firenze, sondaggio dell'Istituto Piepoli. L'elezione diretta del Premier convince il 61% degli italiani. Riserve bipartisan su maggiori poteri delle regioni. Le interviste Fontana Lombardia dalla sinistra soltanto slogan. Todde, Sardegna, siamo pronti a ricorrere alla consulta e il Movimento 5 Stelle si è già mosso per invece costruire i presupposti per il referendum. Dalla guerra all'esame, ho visto le bombe. Forse è bene che io aggiunga il giornale perché se no voi non vedete niente. Eccolo qua, scusate. Eccolo. Dicevo, dalla guerra all'esame, ho visto le bombe, non temo la maturità, le storie della seconda prova, quel giovane ucraino di cui abbiamo parlato. Paura ieri pomeriggio, boato scuote mezza Toscana, un meteorite. Non si è parlato infatti di terremoto, perché? Perché l'INGV non lo ha registrato come tale e quindi è probabile che ci sia stato un bolide celeste che è arrivato sulla Terra. Partita molto sofferta degli azzurri che escono battuti 1-0. Donnarumma è il migliore, una sfida decisiva con la Croazia. Che vi dicevo ieri mattina? Non volevo fare il menagramo, per carità, però volevo semplicemente raccontarvi di un'Italia che evidentemente non è all'altezza, ancora, quantomeno non lo è, insomma, siamo nella condizione di poter competere in questo europeo? Secondo me no, questo è quello che io credo. Avete visto quanto corrono gli spagnoli? Noi non abbiamo gambe, come ha detto lo stesso Spalletti, che forse era molto più ottimista all'inizio. L'Italia non c'è, Spagna è più forte. E poi qui a sinistra è l'analisi sulla riforma, quando dare più potere era la sinistra, lo ricordate? Il bracciante morto, i datori di lavoro, la colpa è sua. Cioè, avete sentito quello che ha dichiarato al TG1 il datore di lavoro di questo disgraziato? Ha detto: lo avevo avvisato di non avvicinarsi a quel macchinario. Ma sei scemo? Cioè, in galera questo. Questo uno deve dare solo in galera, non può fare altro, scusatemi. Per carità. E poi l'incidente, guardate questo 18enne morto schiacciato, aveva 18 anni, incidente sul lavoro, Lodi. Il Vaticano all'attacco, Viganò accusato di scisma, una cosa di una gravità assurda. E poi se n'è andato Shatterland, un grande, grande, grande del cinema, il divo canadese morto a 88 anni, non è stata un colpo a sorpresa perché purtroppo si sapeva che era malato da tempo. Medici di famiglia, sistema in tilt, parliamo di Firenze, niente ricette. Morte Duccio Dini, il processo è da rifare, sempre Firenze ancora dalle città, infatti la rubrica di spalla, Funaro, Schmidt, oggi il duello finale in diretta sul nostro sito, annuncia il quotidiano nazionale. La stampa di Torino, eccola qua. MES, l'Unione Europea contro l'Italia, Giorgetti, non firmiamo, torna d'attualità. Il MES, ve lo ricordate, se ne parlo tanto quando Salvini era molto più forte di ora politicamente. Per far partire l'autonomia servono 170 miliardi da destinare ai LEP e poi l'Eurogruppo in pressing, penalizzate gli altri stati, nomine Rutte alla NATO e poi maturità quei nostri ragazzi che preferiscono l'immortale Platone al blog senza futuro. Bravi, ottimo. Le idee, Toti, Beppe Grillo, la giustizia e la morale. Ancora gli strilli qui a centropagina. Francesco Grignetti dice: Cassese, senza riforma si torna a Napoleone. Poi Chiara Saraceno: per le nuove regioni il danno è la beffa. Qui a sinistra, eccolo qua, tra gli amici di Satman, trattati come bestie, il paese dei caporali che paga 3 euro l'ora. 3 euro l'ora. Faccia qualcosa questo governo, fatevi sentire. Io accuso voi potenti del sistema cannibale, il commento Maggiani, sotto ancora. Andiamo a vedere. Sono andato a vedere troppo. Scusate. Aspettate che ho perso il controllo del mouse. Eccolo qua. Andiamo a vedere. Punizione spagnola. Ci sta. Le furie rosse piegano gli azzurri.
e volano agli ottavi, decisivo il match di lunedì con la Croazia, per noi naturalmente, per noi. E non sarà un match facile per niente. Lì il cripto banchiere che finanziava le mafie, la storia, la bambina coraggio che denuncia la mamma, Mauro Zola, non ha mai potuto essere bambina, 10 anni doveva pulire e fare da mangiare, abbandonata per intere giornate al bar del paese dove ha incontrato l'uomo che ha abusato di lei. Accade anche questo. Sopra la stampa, la testata, c'è Vigano, accusato di scisma. Io, come Lefebvre, sono fiero. Poi, se l'industria della guerra è il nuovo pensiero comune. No, non è il mio. Io no, io non ci sto. Poi farete voi. L'addio da Mesh alla sporca dozzina. Il genio da Oscar di Shutterland. È stato veramente un grandissimo. Ma il volto, anche se qui si vede male, lo riconoscete tutti quanti. Il tempo di Roma. Senti chi parla. Pochi c'è in prima di copertina, se questa è sinistra. Il ritorno di Suma Oro che si lancia sul dramma di un bracciante morto, zitto sul caso Caribou. Di moglie e suocera chiede regole per gli invisibili, lui le chiede. E poi 5 stelle cadenti, ci mancavano Dibba e Raggi contro Conte. Guardate che compare Fausto Bertinotti, ma che sinistra. Sommare le sigle è sconfitta sicura, lui dice. Il tempo di Osho, Biden e Trump verso il duello, per ora è gara di insulti. Ma no, vedi come sta, questo più che alla Casa Bianca deve andare a casa di riposo, in effetti non ha tutti i torti. Intanto saluto, buongiorno, con gli amici che si collegano al mattino e che hanno la pazienza di seguire. Il leader del Carroccio, dai dossier a Toti, Jacques di Salvini, ci provarono con me la Lega. Altro che referendum, quando Schlein e Bonaccini tifavano per l'autonomia, le mille giravolte dei Dem, e qui c'è le manovre di Ursula von der Leyen, rispunta il MES, torna il ricatto dell'Unione Europea, Viganò, l'antipapa, accusato di scisma, bufera in Vaticano. Io penso che veramente Bergoglio ne ha passate di tutti i colori. Da Ardea a Magliana, la capitale in fiamme, allarme incendi, qui taglio medio a destra, Roma rovente senza medici, parte la caccia al camice bianco, salute, vacanze, emergenza estate. Giù in basso, taglio basso a destra, icona dell'uscita, leggenda di Centra, la mia battaglia per le donne, ve la ricordate? Grande, grande. E poi leggo che si definisce Social Press Bar, è un quotidiano a tutti gli effetti, siamo i più vecchi d'Europa, maglia nera Ox per fecondità. 1-2 figli per donna, matrimoni in ripresa, l'Istat nel paese senza culle, ci sono 193 anziani ogni 100 giovani, l'allarme IMSS, 7,4% in più di spesa per le pensioni, nel 2023 rosso di 20 miliardi. Beh, allora scusate, sapete, io suppongo che chi ha pagato contributi tutta la vita abbia diritto. Che ne dite voi? Schiacciato dalla seminatrice, muore nei campi a 18 anni nel Lodigiano. Pierpaolo viveva per l'agricoltura. E la frase shock. Sang, come si pronuncia, ha fatto una leggerezza latina, il padre del datore di lavoro. Ma arrestatelo, eh? L'estate del mare più blu, il dossier eccellente, il 95% delle coste, prima la Puglia, poi Friuli e Sardegna, bello, è qui, poco felice la nazionale italiana, veramente una pietà, diciamocelo chiaramente, dai su, troppa Spagna per gli azzurri, sono troppo forti o siamo noi che siamo troppo somari, che ne dite voi, eh? Tutta la verità sull'autonomia invece ce lo dice il giornale di Alessandro Sallusti. La riforma farà partire il paese, la sinistra ora la attacca ma prima la sosteneva, Gelmini non spacca l'Italia, errore no di Azione. Sopra, ecco un attimo che ho colorato tutto, il bracciante morto, frasi shock del titolare, lo sdegno di Meloni, sì, basta lo sdegno, Presidente. Festa del sacrificio alla Mecca, una tragedia che si ripete ogni anno, 800-900 morti, una roba allucinante. Ecco come, perché per la calca, ecco come sarà la NATO di Ruth e Putin già rilancia sull'atomica. Putin. Addio all'Oscar Shutterland. Casanova ironico dal talento innato. Era veramente bravo. E qui gli azzurri finiscono trafitti dalla corrida spagnola, più che altro dal nostro autogol. Vaticano, Viganò accusato di scisma, l'arcivescovo nella bufera, chiese le dimissioni di Francesco, Parolin risponda delle sue azioni.
azione. Toti sequestrato, una roba da URSS, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, motovedette italiane fermate dai giudici, caos, migranti. E poi l'editoriale direttamente del direttore Alessandro Sallusti, Tunisi e Milano, la solita storia. Giù, Luigi Mascheroni, giù la maschera, che fatica essere pigri. E vabbè, il manifesto dice: la sanità è già differenziata, questo sì. Dopo l'approvazione della legge sull'autonomia voluta dalla Lega, la maggioranza si spacca, i medici denunciano tra sud e nord e tra ricchi e poveri. Le disuguaglianze nelle cure non sono mai state così alte. Adesso andrà peggio, la frattura, ovviamente, la sanità. Stop alla Tunisia, giudici con le ONG, migranti. Il Consiglio di Stato ferma la cessione delle motovedette italiane, non è un paese sicuro. Decreto Cutro, piante dosi si corregge, non abbastanza. E qui quattro titoli. Giorgetti, Unione Europea isolata sui top jobs, MES governo all'angolo. Latina, sin o sign, sciopero e polemiche. NATO, via libera, RAT o RUT, io non so la pronuncia esatta con poesia. Via libera, RAT comunque, segretario generale, Palestina, Israele, ostaggi e fuoco amico. Bibi sotto pressione. L'editoriale, Carlo Saitto. Il più che l'editoriale la spalla, il diritto alla salute è dei cittadini, non delle regioni, lo squilibrio che c'è, ma c'è già questo, pare che sia una novità, bisogna vedere tutto il resto. Libero di Mario Secchi, sopra la testata la Spagna li porta, l'Italia sulla terra, perché non c'era nessuno che era andato in volo, perché quella con cui abbiamo giocato nella prima partita era l'Albania, senza offesa, sia chiaro, ma non certo una nazionale pericolosa dal punto di vista sportivo. Adesso che abbiamo incontrato la Spagna, che è una nazione molto forte, nazionale molto forte, si è visto. E poi, insomma, metteteci che se non fosse stato per l'incommensurabile Donnarumma, i gol sarebbero stati 4 o 5, cioè, se avete visto la partita, è stata da spararsi, diciamocelo su chiaramente. Sotto la testata l'anarchica della Brianza, neanche i vicini di casa sopportano la Salis. La gelida accoglienza nel quartiere Bene di Monza, dove è tornata la deputata, che vergogna averla come rappresentante in Europa. Catenaccio, bracciante morto, Meloni, atti disumani e la sinistra in colpa. Lei, ci mancava solo il partito di Bibba e Raggi. E non ricordo su quale giornale, l'ho detto ieri sera, l'hanno chiamata Vittoria Raggi. L'editoriale Le vie dell'ipocrisia dal nord a Latina, Daniele Capezzone fa sempre o quasi l'editoriale sul giornale diretto da Mario Secchi. Lo scritto del Papa, il cristianesimo non si è ridotto a leggi moraliste, ancora lì è Papa Francesco, guardate la firma, insomma. Giù, Giacomo Tantardini, l'amico italiano che aprì la via a Francesco, Antonio Socci, mai avuto una parola buona per questo Papa. Lo scisma di Viganò, il vescovo antivergoglio sarà processato. Vabbè, ci sta. Questo è tutto il giornale Libero. Possiamo andare a prendere l'Avvenire. Disabilità da grandi, i ministri ritroveranno dal 14 al 16 ottobre l'Avvenire, dal 14 al 16 ottobre a Solfagnano di Perugia per discutere 8 priorità, si ritroveranno a Solfagnano. La ministra Locatelli al G7, una carta per la valorizzazione di un'autonomia e inclusione per l'OCSE, i prezzi alti delle case scoraggiano la natalità, ma non è solo questo, no? Qua il volto. Lavoro nero, Meloni e Schlein, atti disumani, poi la morte di Satnam scuote il paese e la politica. La garante, questi giovani da ascoltare, non condannare, l'infanzia. Poi posizioni scismatiche, di Canova sotto processo, l'arcivescovo, aspettate che c'entro un po' meglio, l'arcivescovo convocato, non si presenta dalla dottrina della fede. Poi qui stop alle motovedette a Tunisi, che già allarga la sua SAR. Cattolica, Beccalli la prima rettrice, centinaia di migliaia stipati sulla costa di Gaza. E poi gli editoriali sono due stamattina: dovere morale di accogliere i diritti di chi fugge da guerra e fame, sotto ancora la tentazione di Netanyahu aprire un nuovo fronte in Libano, se ne parla oramai da qualche settimana, speriamo che non accada.
Il Dubbio, il giornale del Consiglio Nazionale Forense, La Lettera, i sindaci sono capri espiatori, ma non paragonatemi a Toti. Chiara Appendino, eccola qua. Carcere, ancora un suicidio, un ventenne si è impiccato a Novara, anche sta cosa. Quando ci pensiamo? Guardate che la qualità della civiltà di una nazione si vede anche da queste cose. Autonomia, caos, ora i leghisti del sud si ribellano a Salvini. Dopo le bordate del governo forzista, ho chiuso, ecco gli sfoghi degli uomini del Carroccio calabrese. Le defezioni di Forza Italia potevano venire fuori prima, Lucio Malan dice. E qui invece molestata e punita la Cassazione, da rifare il disciplinare alla PM Sinatra, ve la ricordate, dopo la condanna del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno dei magistrati. La Louisiana impone alle scuole di esporre i 10 comandamenti repubblicani negli Stati Uniti d'America. Codice Rocco, se tutto diventa fascismo e nessuno cambia le leggi fasciste. Liberare il processo dalla pressione della giustizia mediatica, il convegno, mica facile, scusate. Poi sotto, compratevi il giornale, se dall'autonomia si dissociano persino i leghisti in Calabria, è caos. Beh, sarà da vedere, anche perché ci ha già bacchettati l'Europa con questa vicenda. La Verità apre direttamente con il Papa che processa Figano per scisma. Convocato dall'ex Sant'Uffizio, il prelato ha negato la legittimità di Francesco e rifiuta il Concilio Vaticano II. La risposta del Monsignore, che ha accusato il Pontefice di coprire McCarrick. Il Cardinale abusatore di seminaristi, per me è un onore. Occhiello, il nunzio che sulla Verità rivelò uno dei più grandi scandali della Chiesa. Poi qui, stile Rossella, 20 anni sulle spalle del CAV e fingere di non averlo neppure conosciuto. Manco poco. Maurizio Belpietro, togliamo gli alibi. L'Italia è già spaccata, l'autonomia serve a rimediare. Questo è quello che dice il direttore, non tutti sono ovviamente d'accordo. I giudici tagliano le gambe al piano Mattei. Il Consiglio di Stato blocca la consegna delle motovedette con le quali la Guardia Costiera tunisina contrasta gli scafisti, così si favorisce l'arrivo di migliaia di clandestini, salvo poi piangere quando muoiono come schiavi. Il CTS, con i vaccini ci si infetta, 2 giorni dopo misero l'obbligo. Le basi scientifiche di Speranza e Consulta, dai Francesco. È così. Petro Green è stangata sull'IMU. 2,5 milioni vogliono vendere la casa. Col patto di stabilità aumenti fino al 170%. Avete capito che cifra? Marcello Veneziani, storico editorialista della, diciamo, della linea di centrodestra. Però io mi dissocio, questa riforma è un errore. Regioni da abolire. Sotto, se riguarda gli amichetti, rap scopre la privacy. Ha passato anni a spiare sotto le lenzuola, ma sulla rissa Virzir Mazzotti bisogna tacere. E perché? Domani, mettiamo al centro, magari oggi, domani a Roma il Popolo per la Vita sfida contro la dittatura del pensiero unico. Mi pare che abbia andato tutto sulla Verità. Torniamo alla regia. Okay. Il Sole 24... Dagli ingegneri ai medici caccia 768.000 laureati, ma il 50% non si trova. Se ne vanno, avete capito? Vanno via dall'Italia. Economia, ingegneria e materie scientifiche le lauree più richieste. Economia, ingegneria e materie scientifiche. Della serie, lasciamo perdere le materie umanistiche, però purtroppo così è. La metà dei posti disponibili resta scoperto per gli ITS, la percentuale sale al 65%. Aumenta il sommerso nel lavoro domestico, i contratti regolari, colf e badanti calano del 7,6%, partite IVA slitta a fine agosto il versamento di 16 miliardi, che botta. Space Economy, quota destinata a startup e piccole e medie imprese negli appalti pubblici, criptovalute, sanzioni penali e multe fino a 5 milioni di euro. Wall Street tocca il record, bene Piazza Affari, più 1,4%, lo spread scende a 151, la Svizzera taglia i tassi all'1,25, nessuna riduzione invece nel Regno Unito, in Gran Bretagna. Vediamo ancora, Fincantieri ok dalla Consob, l'aumento di capitale offerta dal 24 giugno.
cantiere Fincantieri di Sestri Ponente. Guardate che imponenza. E poi andiamo, vabbè, andiamo avanti, su, non ci prendiamo troppo sulle questioni economiche. Il Fatto Quotidiano, subito la fotonotizia, e qui li vedete i personaggi della nostra Italia. La guerra di secessione, sudisti contro nordisti. La guerra di secessione fu quella degli Stati Uniti d'America. Campania, Puglia, Calabria e Sardegna pronte alla consulta, lì c'era di mezzo la schiavitù e tante altre cose. Oh, qui la vignetta su Calderoli, la calderolosi, Mannelli, bellissima. Armi, tangenti, record, ma guai a chi denuncia punizioni nell'esercito. Poi Perugia, la sfida giallorossa in vista delle regioni, quello che conosciamo bene di sera. Poi vi daremo conto con delle immagini, video. Abbiamo seguito con il nostro Tommaso Benedetti la serata finale davanti a una platea oceanica di Margherita Scoccia. Sgarbi alla Renzi, vuole l'immunità per conto terzi. Sopra la testata il Vaticano processa per Silva l'arcivescovo Viganò, che definisce il concilio cancro, il Papa metastasi. Ma possibile che l'accusa sia arrivata così tardi? Infatti. Qualcosa in serbo, Marco Travaglio, il serbo è Aleksandar Vučić. Sotto, andiamo a vedere. Ogni piange navi e perde la baracca, la moglie del bracciante. Poi ricostruiamo Gaza con l'ONU che dal basso per favorire la pace, ma se ancora c'è la guerra che ricostruisce. Ho girato un film sul Covid, le serie TV però allettano. Andiamo avanti con la cattiveria. Dai, Conte, la Raggi dice di tornare alle origini. Il contesto è cambiato, prima c'erano gli elettori. Cattivissimo questo, veramente. Italia Oggi, concordato non per tutti, restano fuori i redditi esclusi e non concorrenti in misura superiore al 40%, i forfettari e le società interessate da operazioni di fusione, scissione e conferimento. Ok, domani. Guardate che brocciola, Presidente. Autonomia, la destra in crisi di nervi, il referendum ora preoccupa. Ai suoi leghisti e forzisti contro, o al sud, leghisti e forzisti contro il loro leader, i loro leader, la trappola di Calderoli sulla consultazione. I dubbi sul pentimento di Sandokan, la collaborazione di Francesco Schiavone, ricordate, eccolo qua, questo signore con gli occhiali, chiamalo signore con gli occhiali, al centro. È iniziata 3 mesi fa, ma per ora incontra reticenze e scivoloni, a pesare probabilmente anche la situazione familiare. Il figlio Emanuele è in carcere, il clan è dilaniato. Poi il piano dei coloni nel sud del Libano, la destra israeliana e la guerra finale. Poi gli effetti dell'estradizione del litio, dell'estrazione del litio, quanto è sporca la filiera dell'intelligenza artificiale. Ridaie tra politica e consumismo, così lo yoga viene svuotato. Sopra, eccolo qua, migranti e paure, l'onda nera in Europa ha origini lontane. E sotto, la morte di Saing è un punto di non ritorno, dallo sdegno alla piazza. Questo è tutto il giornale domani. E adesso abbiamo il Riformista. Non ho ricevuto questa mattina l'Unità. Andiamo avanti, l'ora del sud sul Riformista. Parla Nicola Rossi, fine delle scuse per il mezzogiorno, nessun colpo di grazia, vedremo chi sarà capace. Il dito e la luna, Claudio Velardi. Tante volte si dice, ma bisogna guardare il dito o la luna? Il futuro di Italia Viva e Azione nelle idee dei giovani, il Partito Socialista Italiano, salto a sinistra. La folle vicenda giudiziaria di Gabriele Lia, la giustizia, e qui ancora, solo 50 ostaggi in vita, un'altra tegola per Netanyahu, mio Dio. I tori sono al bivio tra destra e centro, Johnson tornerà, quindi il Regno Unito. Sotto ancora Maraio riunire l'area riformista a sinistra, così il PSI, Partito Socialista Italiano, darà forza all'alternativa di governo. Ma noi andiamo avanti e prendiamo il Messaggero Nazionale, se ce la fa ad aprirlo, ecco qua, l'ho aperto. Il nodo autonomia non è, va bene, tanto ci arrivate lo stesso a vederlo. Il nodo autonomia più fondi alla capitale, poi ancora qui sotto, concordato lungo per finanziare il taglio dell'IRPEF. Ancora qui a destra c'è Giorgetti, nomine Unione Europea, lo stop di Giorgetti al MES, a Bruxelles pregiudizi contro di noi.
ancora fronda del Movimento 5 Stelle, la vecchia guardia all'attacco di Conte, il caporalato stretta sui permessi, ancora troppa Spagna per gli azzurri, si decide tutto con la Croazia e non sarà una partita facile, manco per niente, il messaggero Umbria, scoccia, chiude in centro col calcio, non ha chiuso bene purtroppo, Ferdinandi tour di appuntamenti col famoso autobus, ormai è diventato famoso, scoperto in giro per tutta il territorio di Perugia, sindaco, il finale della campagna per il ballottaggio, gli studenti e la seconda prova non è stata affatto facile, sopra il progetto 8 università insieme per un futuro al centro Oliviero per i giovani, porta d'accesso al mondo, arriva la PEC di Sciurpa ma non c'è l'offerta dei soldi per comprare il Perugia, cessione, nuovi soci, mercato e stadio, cliniche, al presidente Guida rompe il silenzio, quindi la Ternana, Fontivegge riapre dopo i lavori, la stazione dell'autobus, ecco qui, la vedete, fingeva la malattia per andare a caccia, consigliere nei guai, Fabio Posti di Panicale da 3 anni presentava falsi certificati medici, indagato anche un collega, e poi prescrisse il farmaco sbagliato al paziente, un gastroenterologo finisce a processo. Anche qui ho acceso tutto, scusate, vedo se riesco. Anche a Perugia la casa del Made in Italy e ieri l'inaugurazione col ministro Urso. Fontivegge l'abbiamo dato, guardiamo qui la spalla. Raccolta di rifiuti Bandecchi, torniamo alle isole ecologiche. Capotosti, da Terni, si avvicina il festival, le modifiche alla viabilità e Ilaria Bosi da Spoleto per il festival, meraviglioso festival dei due mondi. Andiamo a vedere giù in basso, basso, che hai fatto? Andiamo a cercare adesso gli altri giornali locali, in particolare il Corriere dell'Umbria, se l'ho ricevuto. Intanto prendiamo la Nazione, no, l'abbiamo già vista, scusate, come al solito devo far fatica un po' per trovare tutto, eccola qua. La Nazione Umbria di Pierpaolo Ciuffi, e qui ci sono le due sfidanti, Ferdinandi e Scoccia. Elezioni comunali, sale la febbre del voto, ecco le interviste parallele a tutti i candidati che si sfidano nelle 5 città dell'Umbria per conquistare e tenere la fascia tricolore. E qui insomma c'è Foligno, Gubbio, Orvieto e Bastia Umbra. Al ballottaggio scegliete me. Sopra si metteva in malattia e poi andava a caccia, politico nella bufera, Trasimeno, consigliere comunale, rieletto, furti nelle case. La polizia blocca 2 ventenni, Terni, pendolari del crimine, come sempre molte volte accade. Il comune rassicura, nessun aumento tariffe, ma Bandecchi e il nodo tariffa dei rifiuti, il lavoro durissimo e paghe da fame, scatta l'arresto, vita da incubo per 9 extracomunitari. Devo prendere il Corriere dell'Umbria, non lo vedo tra i giornali che sono arrivati, devo dare un'occhiata se posso recuperarlo, datemi un secondo, vediamo se ci riesco. No, purtroppo non ce l'abbiamo nel repository. Quindi è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Buona giornata da Umbria Journal TV, da Canale Italia Umbria, da Marcello Migliosi che prova a mandare anche la sigla. Ciao!